faccio alcune considerazioni nel merito di questo testo. Sicuramente questo testo unico non ha un carattere prettamente innovativo, nel senso che sicuramente mette insieme e cerca di fare sintesi fra gli articoli e le disposizioni delle varie leggi regionali in materia di cultura, spettacolo, eccetera, eccetera. Manca sicuramente in questo testo carattere innovativo. Questo sicuramente è un limite. Così come è un limite il fatto che le uniche risorse fresche, poche, che si sono trovate, vanno a finanziare l'articolo 24, che è l'articolo che riguarda la lingua lombarda. Importante in un senso che poi spiegherò, ma non è l'articolo fondamentale di questa legge. E quindi anche questo, dal nostro punto di vista, non è condivisibile. Detto questo, vorrei sottolineare alcuni aspetti di questa legge che condividiamo, inseriti anche grazie a un lavoro di confronto tra il nostro gruppo, l'assessorato, i tecnici e la maggioranza. La prima è la questione della partecipazione e accesso alla vita culturale per le persone affette da disabilità e quindi il tema dell'accessibilità ai luoghi della cultura e in generale alla vita culturale. Questo è un concetto che è stato inserito nella legge e che è stato più volte rimarcato. Un altro aspetto, secondo me, interessante che la legge mette in evidenza grazie a una nostra proposta, poi condivisa e accettata, è la questione della messa in sicurezza e manutenzione dei beni culturali. Il concetto della tutela, salvaguardia e valorizzazione della cosiddetta archeologia industriale, e mi piace ricordare un altro aspetto anche per i luoghi da cui provengo, e cioè la provincia di Mantova, anche la tutela, valorizzazione, conservazione e il riconoscimento del valore storico e artistico dei manufatti idraulici e irrigui. Un altro aspetto interessante dal nostro punto di vista riguarda la fruizione dell'arte contemporanea e la creazione anche di una rete dell'arte contemporanea in Lombardia, e quindi il riconoscimento di quei soggetti che operano nell'ambito dell'arte contemporanea a vari livelli. Altri due aspetti riguardano il riconoscimento delle società storiche lombarde, queste entità che sul territorio lavorano e lavorano molto, che sono molto radicate sul locale e che assolvono a un compito che è quello appunto di tutelare e salvaguardare il patrimonio culturale e anche immateriale che quel determinato territorio porta con sé. Gli ultimi due punti riguardano l'utilizzo dei fondi europei e quindi la possibilità che Regione Lombardia accompagni quei soggetti, quelle imprese culturali che vogliono approcciarsi al mondo dei fondi europei, in particolare dei fondi europei a gestione diretta, che non sempre è un mondo, come dire, chiaro, o è un mondo in cui soprattutto i soggetti piccoli hanno bisogno di questo accompagnamento. L'ultima nostra proposta, che ha avuto un riconoscimento all'interno di questa legge, riguarda la questione del crowdfunding. E quindi prima si diceva il contributo dei privati, il contributo che i privati possono dare alla cultura. Secondo noi è importante il contributo che i privati possono dare alla cultura, sicuramente non devono sostituirsi all'ente pubblico, però sicuramente il privato può dare un contributo, e l'inserimento di questo concetto del crowdfunding e il fatto che la Regione Lombardia possa attivare delle piattaforme o una piattaforma informatica in cui poter dare compimento a queste raccolte fondi tramite anche il contributo dei privati, secondo noi va in questa direzione. Mi piace pensare che questo concetto che noi siamo riusciti a inserire in questa legge di riordino possa riguardare dei progetti di media piccola dimensione. Credo che questo sia lo spirito corretto su cui insistere per questa legge e per l'articolo 24. Noi avremmo preferito parlare serenamente di dialetti, inserirli nell'articolo 24, inserire il termine dialetti, mandare il messaggio di valorizzare e conservare un patrimonio locale importante e che va anche tramandato anche ai giovani, ma senza nessun altro tipo di speculazione politica
su un termine discutibile che è quello di lingua e che è fuorviante.